Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Allarme dei servizi segreti, rischio attentati spettacolari per la crisi, Benedetto XVI, le ultime ore del Papa. A Napoli Berlusconi indagato per corruzione. I servizi segreti lanciano l'allarme, la crisi potrà portare a proteste eclatanti, alto il rischio di eversione di matrice anarchica. Secondo l'intelligence la minaccia può tradursi in attentati spettacolari o attacchi non rivendicati. Ultime ore da Papa per Josef Ratzinger, che oggi lascerà San Pietro per dirigersi a Castel Gandolfo. Da questa sera vestirà la tallare semplice bianca senza mantellina. Inizierà in Vaticano il periodo di sede vacante. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo sull'ex premier Silvio Berlusconi accusandolo di corruzione. Secondo i PM, Berlusconi nel 2006 avrebbe pagato 3 milioni di euro all'ex senatore De Gregorio per passare dall'IdV al PDL. Incidente mortale all'alba di oggi all'Ilva di Taranto, dove un operaio è deceduto e un altro è rimasto ferito nel crollo di un ponteggio. L'azienda ha sospeso tutte le attività mentre i sindacati hanno proclamato immediatamente uno sciopero unitario. Maxi blitz della polizia contro il clan dei Casalesi in diverse città italiane, fra Campania e Toscana. Sequestrati decine di immobili, aziende e attività commerciali per un ammontare di 20 milioni di euro. Diversi gli arresti. Sarà il regista americano Steven Spielberg il presidente di giuria del 66esimo Festival di Cannes. Succederà Nanni Moretti nell'edizione 2013 del prestigioso appuntamento che si terrà dal 15 al 26 di maggio. Il Paris Saint-Germain ha vinto 2-0 contro il Marsiglia, qualificandosi per i quarti di finale della Coppa di Francia. La squadra di Ancelotti è andata in gol con una doppietta di Ibrahimovic, in campo anche David Beckham.